aggiornamento dall'hotel 4 stelle Benini. Nel sabato di prove libere, no vabbè, prove libere stamattina, la qualifica nel pomeriggio. E beh, parlate insomma di... Diciamo pista nuova, per me, per Frazza, tirato l'anno scorso, tempi best mio 52.8 e ventesimo nelle prime qualifiche. E abbiamo avuto un problema con la gomma, il primo turno di libera abbiamo fatto tre giri e poi siamo dovuti uscire, quindi abbiamo girato poco. Adesso nelle seconde qualifiche entriamo finalmente a gomme nuove. I presupposti sono buoni, la pista ancora deve interpretare qualche curva, non è proprio facile facile, però mi piace, vediamo di attaccare col gruppetto di quelli buoni e vedere di fare un buon tempo, speriamo. Fra guida come un pazzo, ma ormai si lancia. Siamo un po' in difficoltà con la... cioè dobbiamo affrontare un po' il problema dello stile di guida che sacrifica un po' troppo l'entrata, perdo velocità in curva e non riesco a uscire come vorrei. Il motore c'è, quindi è semplicemente un fatto di... Che un coglione. Semplicemente un fatto di migliorare un po' questa percorrenza in curva. Dal mio punto di vista insomma sta andando bene perché sono 2 secondi più veloce l'anno scorso. Dal punto di vista paragonato agli altri non va bene perché sono quasi 3 secondi più lento del primo, sono in trentesima posizione, non va bene. Adesso nella seconda qualifica di oggi pomeriggio vediamo di andare meglio. E per fortuna da subito sono diciamo, entrato ad avere un pochino meglio il ritmo di run 54. E facciamo un saluto a Andre che si ripigli. Ah, bravo, bravo, sì, mi dico Andre che assolutamente si deve riprendere la salute prima di tutto, che rimanga a casa e si riposi. E trovateci un ombrellino per domenica. No, perché prima gli sponsor, poi magari l'ombrellino, ora ci pensiamo dopo. No, io prima l'ombrellino. Ciao. Ciao.